Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Spesso si trova in giro gente che vuole ostinatamente paragonare il personaggio di Frodo Baggins a Harry Potter, gente che preferisce ovviamente Frodo Baggins e gente che ovviamente preferisce Harry Potter. Ma sono davvero uguali? È giusto paragonarli? Nel video di oggi voglio provare a constatare se davvero lo sono, ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Per rispondere alla domanda di oggi voglio riagganciarmi a un commento che ho ricevuto da parte di un mio elfo del mio clan. In quel preciso momento avevo chiesto quale dei due personaggi preferissero e Alessandro Azzori mi ha risposto che decisamente preferiva Frodo. È un hobbit qualunque che si trova a dover portare quel fardello anello alla distruzione prima che quello distrugga lui. Harry è un predestinato a cui va tutto bene. In Harry Potter ci sono tantissimi altri personaggi che sono sicuramente migliori di lui e che praticamente gli fanno trovare quasi la pappa pronta. Nel Signore degli Anelli invece è interessante come Frodo, anche se viene aiutato anche lui, debba intraprendere una lotta contro se stesso. Sicuramente dal commento di Alessandro possiamo dedurre che Frodo non è un predestinato, mentre Harry lo è. Frodo ha libertà di scelta, mentre Harry non ha alcun potere decisionale. Lui è destinato a distruggere l'oscuro signore. E per questa sua particolarità, per questo suo destino, Harry è già famoso nel mondo magico. Lì tutti aspettano di vederlo crescere per poter distruggere una volta per tutte il signore oscuro. Mentre Frodo non è praticamente conosciuto da nessuno. La razza Hobbit è quasi sconosciuta da tutte le altre razze. E questa è un'altra principale differenza che li distingue. E nonostante Harry sia un predestinato, fa fatica a lasciarsi consigliare dagli altri. Sono pochi quelli che volentieri ascolta, mentre Frodo è sempre pronto ad accettare i consigli di chiunque. Forse proprio per il fatto che si sente così piccolo in un'impresa così tanto grande da non sapere come meglio muoversi. E un'altra cosa che possiamo notare dal commento di Alessandro è che entrambi vengono aiutati. Harry viene aiutato principalmente da Hermione e Ron e anche da molti altri, diciamo quasi tutto il mondo magico, e anche Frodo viene aiutato da praticamente la sua compagnia dell'anello e anche da tutti gli oppositori di Sauron. Un'altra cosa che hanno in comune è che sono orfani, quindi sono stati tutti e due adottati. Harry però va a finire in mano ai suoi zii, poverino, mentre Frodo ha un destino migliore e viene affidato suo cugino. Mi raccomando, è cugino, non zio, anche se l'età inganna. Mentre un altro nostro Mellon, Christian Culicelli, ci dice che lui preferisce Harry per una questione empatica. È ben delineato e con una psicologia che si mantiene coerente e lo rende vivo. Potresti essere tu come un amico a cui teniamo o un conoscente, mentre Frodo funziona su dei topos classici. Puoi empatizzare con lui, ma non allo stesso livello. Un'altra differenza che possiamo notare dal commento di Christian è che è molto più facile entrare in sintonia con Harry perché è un personaggio più comune, mentre il personaggio di Frodo è molto più complesso, si fa molta più fatica a entrare nei suoi panni perché la sofferenza e il viaggio che intraprende Frodo è più difficile da poterlo constatare nella vita che viviamo noi tutti i giorni. Ed è molto più facile entrare in empatia con Harry perché è un personaggio d'azione. La sua forza è molto più palesata ed evidente rispetto a quella di Frodo, perché Frodo è un personaggio più introspettivo e la sua forza è più interiore, psicologica e non viene manifestata, palesata come quella di Harry. E un'altra cosa che li distingue è che Harry si lascia travolgere molto spesso dalla rabbia
e non ha particolarmente tatto nel relazionarsi con le altre persone. Io prendo per esempio la scena in cui discute con Cho Chang quando lei ancora sta soffrendo per la morte di Cedric. Harry non è stato molto gentile in quel caso. Mentre Frodo è molto più comprensivo e cerca sempre o quasi spesso di comportarsi al meglio. Basta soltanto vedere come si comporta nei confronti di Gollum, che questi lo vuole morto, cerca di ucciderlo quasi sempre, quindi leggermente diverso. E infine voglio concludere con il commento di un altro nostro Mellon, Manuel, che ci dice: Frodo ha vissuto un'avventura veramente troppo dura rispetto a Harry, che lo ha portato a un vero cambiamento psicologico e fisico. La Rowling non ha valorizzato il suo personaggio come Tolkien. Sì, lo conoscono tutti, ma Frodo è incredibile al confronto. Harry Potter come libro e personaggio è poi troppo simile alla Strega Imbranata. La Strega Imbranata non l'ho letto, quindi non posso dire. Però dal commento di Manuel si può sicuramente constatare che sì, entrambi hanno avuto lo stesso obiettivo, hanno avuto l'obiettivo comune. Frodo doveva salvare la Terra di Mezzo dal Signore Oscuro Sauron e Harry doveva salvare il mondo magico dall'Oscuro Signore Lord Voldemort. Ma nonostante questo sono due personaggi diversi perché hanno avuto esperienze completamente diverse. Loro stessi sono diversi, la loro storia è completamente diversa e gli ostacoli che devono affrontare sono completamente diversi e quindi è impossibile fare un paragone per vedere quali differenze hanno o quale cose hanno in comune e soprattutto è impossibile fare un paragone per vedere chi dei due è il migliore. Anch'io mi sono ritrovata in adolescenza a voler constatare chi dei due personaggi fosse il migliore o quale cosa avessero in comune, tanto per dire no, ma Frodo è il migliore perché è venuto prima o robe di questo tipo. Ma di fatto è praticamente insensato e inutile, come se volessimo paragonare la vita di due persone particolarmente simili per vedere le differenze e quant'altro e constatare chi dei due è il migliore. Perché è come voler sminuire un personaggio rispetto a un altro, è come voler togliere crediti a Frodo o a Harry soltanto per vedere su un podio fittizio uno dei due personaggi. A me non sta particolarmente simpatico Harry Potter, però non vorrei dire che Frodo, soltanto per questo motivo, è il migliore di Harry. Anzi, mi sarebbe piaciuto vedere tipo Frodo fare da mentore a Harry o comunque vederli assieme. Quindi grazie Manuel per averci fatto constatare questa cosa che magari poteva essere scontata per alcuni, ma per altri forse no, visto che in giro si trovano così tante cose, delle differenze, paragoni e robe di questo tipo. E ovviamente grazie tante anche ad Alessandro e a Christian perché mi hanno aiutato a realizzare questo video, quindi vi ringrazio di cuore i miei Mellin. Ovviamente ringrazio di cuore i miei Mellin di Ivrea che mi supportano con il canale e li trovi ovviamente con i link in descrizione. E ovviamente grazie anche a te, caro Mellon, che mi supporti vedendo il video, iscrivendoti al canale, lasciando un commento come preferisci, quindi ti ringrazio davvero tanto di cuore. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon! Mi raccomando, non fare il babbano.